Parliamo del tempo di reazione nelle gare di velocità. Il tempo di reazione è assolutamente importantissimo nelle gare di velocità, moltissimo dipende dal nostro tempo di reazione e purtroppo è spesso sottovalutato, a volte appunto ignorato e mai allenato. Invece è molto importante anche allenare il tempo di reazione e in questo video vediamo di capire anche come possiamo allenarlo e migliorare il nostro tempo di reazione nelle nostre gare di velocità. Quindi che cos'è il tempo di reazione? Il tempo di reazione è il tempo che passa praticamente dallo sparo al momento in cui parti e questo appunto si chiama tempo di reazione. Il tempo di reazione deve essere almeno superiore ai 10 centesimi di secondo. Questo è secondo il regolamento della IAFC. Praticamente chiaramente questo tempo di reazione può essere misurato solamente dai blocchi che hanno dei sensori, quindi diciamo nelle gare internazionali importanti, e altrimenti resta al giudice giudicare se una persona sia partita troppo presto oppure sia partita la partenza sia valida. E quindi perché praticamente c'è questo 10 centesimi di secondo come limite per il tempo di reazione? C'è questo limite perché si pensa che il tempo di reazione minimo che una persona possa avere allo sparo sia appunto di 10 centesimi. Quindi nel caso in cui si abbia un tempo di reazione inferiore, chiaramente si tratta di partenza falsa. Io penso, sono abbastanza contrario con questo tipo di misurazione, con questo tipo di limite, anche perché vuol dire se un disumano e ha un tempo di reazione velocissimo, magari di 6 centesimi di secondo, perché dovrebbe essere giudicata partenza falsa? Comunque partenza falsa è sicuramente se parti prima dello sparo. Normalmente uno sprinter che ha un'ottima reazione ha una reazione intorno ai 13, 14, 15 centesimi, quindi quando parliamo di reazione di 13, 14, 15 o magari 11 o 12 centesimi di secondo, chiaramente è una ottima reazione. Una partenza già molto meno buona è sicuramente se abbiamo una reazione intorno ai 15, 16, 17 centesimi di secondo. Pessima è se andiamo oltre i 20 centesimi di secondo, vuol dire che dormiamo sui blocchi, e lo sa bene Johan Blake, che quando corse il suo fantastico 19 secondi e 26 ebbe un tempo di reazione di 27 centesimi di secondo, quindi si addormentò sui blocchi. Possiamo vedere che, come ho detto in questo video abbastanza discusso, forse alcuni non mi hanno capito, non voglio dire che questo sia il record del mondo rimane a Usain Bolt. Quello che voglio dire in questo video, volevo ribadire quanto sia importante il tempo di reazione, e volevo ribadire il fatto che se Johan Blake quella volta avesse avuto un tempo di reazione normale, ora il record del mondo sarebbe suo, il record del mondo sui 200 metri. Comunque, chiusa questa parentesi, vediamo quanto il tempo di reazione è assolutamente importantissimo e va allenato. Quindi la domanda è: come possiamo allenare il nostro tempo di reazione? Un primo metodo è quello della visualizzazione, quindi vederti te in gara, sentirti sui blocchi, immaginare lo sparo e immaginare che parti subito dopo lo sparo, quindi è un tempo di reazione veramente fulmineo. Questa, la visualizzazione, te la consiglio, va assolutamente fatta prima di una gara, soprattutto prima di una gara di velocità, quando corri dai 100, 200, anche fino ai 400 metri, non c'è tattica. Poi chiaramente dagli 800 metri possiamo anche, la tattica chiaramente fa anche spesso da padrona, soprattutto nelle finali quando c'è in ballo una medaglia. Comunque nei 100, 200 e 400 metri devi correre la tua gara, e un modo migliore per cominciare praticamente a correre sempre meglio ed essere sempre più padrone della distanza è quello di visualizzare. Per il nostro cervello non c'è assolutamente nessuna differenza tra immaginare che fai una gara e farla praticamente sul serio, è sempre una esperienza. Quindi più volte corri la gara nella tua testa, nella tua mente, più volte visualizzi la tua gara, più potrai poi correre bene in gara e correre praticamente come vuoi. E la stessa cosa è per il tempo di reazione. Quindi quello che ti consiglio è di immaginare la tua partenza sempre più volte e di partire come vuoi appunto partire. Un secondo consiglio è quello proprio di allenarla proprio dal vivo. Quindi hai sicuramente bisogno di uno che ti dia la
partenza. Quello che è importante è che quello che dà la partenza debba sempre un po' variare i tempi, quindi non è che deve essere sempre, continua a fare pronti, partenza, via, pronti, partenza, via, e così, quindi dettando sempre gli stessi ritmi, gli stessi tempi, non è che sia, anzi direi che è assolutamente è meglio non farla, perché sennò ti abitui sempre a partire allo stesso modo, e se poi trovi uno starter che chiaramente ogni starter poi ha il suo modo di partire. A prescindere, gli starter hanno sempre ragione, che a volte senti quello, sì, ma lo starter era troppo veloce, lo starter era troppo lento, lo starter non è che ha i tuoi comodi, cioè il starter fa partire quando lo decide lui, quindi lo starter ha sempre e comunque ragione. Chiusa quest'altra parentesi, quello che è importante quindi è variare i ritmi e variare i tempi, quindi una volta poi quello che ti dà la partenza, ti può dare una partenza veloce, pronti, partenza, tac, la volta dopo magari un po' più lenta, pronti, partenza, tac, poi ancora più lenta, insomma, poi quindi quello che è importante è variare i tempi, in modo che tu ti abitui a sentire lo sparo e a concentrarti appunto sullo sparo. Altra cosa importante nel caso in cui tu faccia delle gare internazionali, mi rivolgo ai professionisti chiaramente, magari se andiamo in Svizzera a fare delle gare, oppure se andiamo praticamente ai campionati master europei o mondiali. In queste gare normalmente si dà il via in inglese, quindi quello che ti consiglio è di farti dare anche il via dal tuo amico che ti aiuta nelle partenze anche in inglese. Se vai in Francia a fare delle gare, che ti dia anche il via in francese, se andiamo in Germania che ti dia il via in tedesco e così via. Quindi mi raccomando, prova sempre le partenze, sono veramente molto importanti. È importante allenare anche il tempo di reazione, abituarsi a sentire lo sparo, è molto molto importante. Più lo alleni, più ci pensi, più visualizzi, più potrai migliorare e partire benissimo in gara. Chiaramente se corri un 11.02 per esempio, mettiamo sui 100 metri, dici cavolo, quasi, magari al tuo personale dici quasi vado sotto gli 11 secondi, che chiaramente può essere un grandissimo obiettivo, e dici cavolo, per 2 centesimi magari hai avuto un tempo di reazione di 18, 19 o 20 centesimi secondo. Chiaro, se avessi avuto un tempo di reazione al posto di 20 centesimi, di magari 15 centesimi, quindi un ottimo tempo di reazione, non avresti corso in 11 secondi e 02, ma avresti corso 10 secondi e 97, che fa una gran bella differenza. Io con questo ti saluto, ti ringrazio, ti abbraccio, mi raccomando, sempre a Cannes.